nell'anniversario del giorno di nascita di Giovan Battista Vico, nato il 23 giugno, chissà se corrisponda veramente dal punto di vista astronomico questo giorno al giorno natale di Giovan Battista Vico. La mia competenza per quanto riguarda Vico è scarsissima, ma ho studiato appunto grazie a questo invito per cercare di, come dire, trovare una contestualizzazione di questo confronto che Antonio e Massimiliano faranno in maniera molto più competente di me tra il lavoro di Giovan Battista Vico e quello di Carlo Stavino. La contestualizzazione ha a che fare non solo con i periodi storici che questi due autori attraversano, ma anche con un problema specifico del che riguarda il metodo scientifico che è interessato a entrambi. I severi giudizi che Vico espresse nell'autobiografia nel 1725, che è contemporanea alla prima edizione della Scienza Nuova, nei confronti di un Cartesio che lui definisce materialista ed epicureo, hanno dato adito ad un'interpretazione del pensiero di Vico come timoroso della scomunica ecclesiastica, o addirittura come ripiegato verso un umanismo arcaico, e così come è stato detto che il suo platonismo era arretrato e disconosceva il carattere filosofico delle scienze naturali. Dice Giovan Battista, sì, ho capito, ma penso che di sotto, ma chi sei? E chi sei? E quindi si preoccupa, secondo me, anche il contraddittorio di questo aspetto del pensiero cartesiano. Non ci vedo in termini di sviluppo e, se vogliamo, anche di provvidenza, per usare una parola, una soluzione di continuità. Poi lo spiego sempre in questo modo. Vero che sul fatto, io non mi ritengo un poeta edito, mi ritengo un poeta ancora inedito, perché pubblico ormai solo che la natura perché è vero che sul fatto, preferendo essere letto, come diceva Baldri, 100 volte da, cioè una sua volta, no, 100 volte da una persona. 100 volte una persona che 100 volte da 100 persone. Si converte. Ho iniziato a interessarmi già da storico parecchi anni fa. In realtà leggo proprio la mia parte della mia identità di analista a questo filosofo, perché ho fatto il seminario cosiddetto di passaggio. Per chi è dei nostri sa di cosa parlo, chi non è dei nostri sarebbe una piccola tesi che ci ordina, diciamo così, analisti, che ci consente di effettuare un passaggio e di iscriverci poi agli altri, all'internazionale, eccetera. Quindi, è un filosofo che ho studiato, devo dire, non da filosofo, perché no, ovviamente non sono un filosofo, ho studiato da analista, perché poi si sono reso conto che è stato molto utile a me e non solo a me, nella teoria e nella prassi. Ebbi la fortuna di partecipare a un convegno che si chiamava Vico il mondo moderno, dove già parlai di questo tipo di parallelo. Fare. In realtà io voglio partire dal discorso che Vico fece sulla mente eroica, che appare, diciamo così, un programma quasi altisonante, ma in realtà non lo è, perché lui fece una prolusione come quella che ci ha fatto Alessandro oggi. Diciamo, prolusione era l'introduzione all'anno accademico. Lui era professore di eloquenza, no? Come ci ricordano i colleghi che hanno studiato filosofia. Il professore di eloquenza aveva il compito di scrivere e di fare questo discorso ai ragazzi esortandoli allo studio. Allora lui come li esorta? Li esorta in una maniera straordinaria. Io vi prego di leggerla questa, se chi non l'ha letto, ovviamente per chi non l'ha letto, consiglio vivamente questa lettura, perché è una lettura appassionante. Cioè lui dice: studiate per la passione, ma la passione che deve condurre a che cosa? A inventare qualcosa di utile, a inventare, guardate bene, a sfruttare l'ingegno per l'invenzione, perché l'invenzione può portare a concepire qualcosa di utile per la felicità della comunità, dell'essere umano. Come può
un filosofo nella cronologia della vita di Vico, che noi non possiamo definire né il comunista, semmai dovremmo, nominando queste due componenti, aggiungere, come si suol dire, scrive l'autobiografia, cioè prende parola in termini di autobiografia. Ora nel 728, nella posizione del 31, quant'altro, però sappiamo che esiste ed è tra le opere i due punti di riferimento fondamentali oggi in Italia, insieme a tante altre edizioni, c'è cioè, un saggio interessantissimo, adesso ci troviamo in questo caso in breve. Comunque, le due opere fondamentali corrette, proprio, cioè se uno deve studiare andando in libreria, non solamente in biblioteca, sono i due volumi che mi richiamano, come vedo, tratti da tre artistini, e l'edizione compiata, che ha una egregia cura di Vincenzo Di Pietro, è uno scritto di Renzano, ma questo dovrebbe altre cose, qui Alessio Scontolini, e vabbè, l'Istituto di Chiara, poi esiste appunto il lessico, cioè due identità di istituto greco, cioè voglio dire, la questione in Italia è la questione di un patrimonio di conoscenza, dentro il quale naturalmente non mancano le contrapposizioni, per cui c'è una voce, c'è tanto sapere filologi, Fulvio Vestitore, Pietro Giovanni, Basso, che dico ha una fortuna internazionale, anche statunitense, elevata. Tuttora. Ora, come un filosofo esordire con una autobiografia? È quindi evidentemente una flessione della soggettività che assume lo sguardo introspettivo espressivo, è il soggetto che parla di sé. Allora, io ringrazio Antonio Rioso della sua stima e della sua amicizia, anche se mi pone sempre dei problemi incredibili. Perché noi come categoria di astrologi molte volte siamo costretti a rispondere alla parola più difficile, no? Perché? Voi siete tutti quanti studiosi, avete una vostra cultura, una vostra conoscenza, però l'acquisite su basi storiche, quindi già esistenti, già conoscenti. Noi no. Infatti quando Antonio mi chiamò e mi parlò, dice: devi ritrovarmi questo tra Plotino, vuol dire Plutone, chiesto. Onestamente, io ho fatto studi scientifici, no? Quindi non ho chiaramente una cultura filosofica, non ho una cultura umanistica, ho fatto studi scientifici, Plotino. E allora ritorna il vecchio detto di Edoardo De Filippo: gli esami non finiscono mai, vatti a bere di Plotino. Vabbè, ma la cosa più tragica, trova la data di nascita. E qua mi collego su quello che è stato detto sulla fantasia, sulla creatività, sulla mente. Oggi il business più grosso è la mente, voi lo sapete, no? Molti testi sulla capacità di vedere, sognare, trasformare il sogno in una realtà, no? Questo è uno dei business più grossi, trovate libri dappertutto, vi scrivo tutti quanti, la concentrazione, la meditazione e quant'altro. Anch'io mi permetto di pensare che il pensiero possa essere la trasformazione, una reazione di trasformazione degli elementi. Però anziché pensare agli astri, io penso magari agli astri, quelli più piccoli, quelli che stanno dentro il nostro infinito, cioè dentro il corpo, dentro le cose piccole, sono i corpuscoli, sono gli astri del decennio, diciamo. Ed è anche simpatico pensare che ecco,
nel ricorso in questo senso potrebbe essere rappresentato dall'orgasmo, per esempio, che è una scarica di lavori adrenergici che ci ricordano un pochino un punto di partenza, quindi si parte da tutti i parti avuti, dalla nostra origine, da quando eravamo forse probabilmente una cellula che si muoveva con gli artropodi, fino a quando noi siamo diventati come ci siamo. In questo senso si spiegherebbe appunto questa relazione. Ma comunque, detto questo, voglio ringraziare questo parterre di studiosi che mi ha accolto qui questa mattina e dire che sì, c'è una sfera di studi ampia, di cui fa parte pure questo circolo, ma molto prevale la sfera di conoscenze, diciamo, più terra-terra, come si potrebbe dire, e che è quella che, diciamo, ha accompagnato Gian Battista Vigo dalla nascita fino alla morte a Napoli, appunto. Perché, ecco, nel seguito di quello che sto dicendo, ho potuto dimostrare con questo librettino che ho distribuito, penso, a tutti, e in effetti non è altro che, insomma, una copia di un articolo messo su una Napoli nobilissima che non ha un indice generale, va bene, quindi è un articolo che si può leggere solo sfogliando tutta la 18 volumi della Napoli nobilissima, eppure questa Napoli nobilissima è stata redatta, voluta, pensata da Benedetto Croce, quindi Benedetto Croce in certo qual modo non è che poi ha fatto un po' come Ponzio Pilato. Ne ha parlato bene, sì, però non è che ha diffuso in maniera, diciamo, dovuta in la conoscenza di... La stessa cosa aveva fatto comunque pure con altri studiosi, con Ernesto De Martino. Mi ricorda un mio amico che dice di un Pulcinella così vestito nelle campagne della Salernità, cioè tutti elementi che mi fanno capire sempre che molte volte sono pure un poco, diciamo, vedabili, no? Sono un po' restii a parlare delle cose. Vabbè. Nella memoria sempre presente, per non dire eterno, di Capri. Capri e Anna Capri. Collegate un tempo da sentieri che in parte permangono, ma che certamente erano più noti non solo ad animali, ma anche ad umani. È nella speranza di ritrovare e costruire sentieri, non muri, nella speranza di ponti di relazione, non superficiale, che noi teniamo questo convegno qui oggi. Gian Battista Vigo, in particolare, è attualmente il filosofo italiano più famoso nel mondo. E questa è una cosa ironica, perché lo è diventato a partire dal 1968, anno in cui c'è stata la traduzione in inglese,
più famosa, ce n'era una in precedente, ma questa americana, per la verità, è stata quella che ha avuto maggior rilievo internazionale da parte di Scott. Ed è ironico questa cosa, perché dico diviene famoso nella lingua inglese, che è una lingua piuttosto pragmatica, quindi cedendo una parte della propria favela di Chiara, perché dico nasce, vive, parla, pensa, sente con un linguaggio che è barocco, barocco napoletano, anzi potremmo dire quasi rococò, pieno di immagini. Voglio parlare di poesia perché credo tra l'altro che voi potreste naturalmente confermarmelo, noi purtroppo non viviamo più in un'epoca di poesia, viviamo in un'epoca nella quale la poesia ha perso anche credibilità sociale. È difficile oggi fare poesia come pratica e viverla, è difficile anche insegnarla. Mentre invece per Vico la poesia ha un'importanza notevole perché è un modo di stare al mondo per Vico, è anche un modo per restare nel mondo perché ha attinenza profondamente con un percorso conoscitivo che è il percorso appunto poetico. Nel sangue occidentale un vecchio cieco ascolta questi versi mentre cade la neve nella possata di musica. Un pastore con la maschera nera passa un ponte, si ferma l'onda del respiro, il vento ha spine sotto il piede, non ha stato porto sulle spalle, l'onda ha spaccato la sua distanza. Il sangue occidentale ha ansia, gode, dove gli oggetti sono irreali, meticcio tra idee e forme, risultato per primari insolidi ed argine, cani annegati con la vita al corpo, fiume di tutti i fiumi, immolo nel mio sangue, l'accaduto gli accade, storie di rossi, masserizie, sputi, venti gonfi, sussurri, stupori. Che cos'è quindi che lui riesce a trarre da questa disperazione? Lui immagina i primi punti, no? Come ci ricordava anche Antonio. Immagina la disperazione di questi bestioni, di questi giganti, di questi bestioni. La disperazione perché? Perché sono precari, sono indifesi rispetto alle forze della natura. Allora viene la saetta che incendia, prima ancora del tuono, e c'è il timore, il terrore. Lui dice la civiltà nasce dal terrore, nasce da un'immagine, il timore di Dio, il timore del fulmine, Zeus sarà il fulmine. Ma da questo terrore, da questo timore, incomincia un percorso. La Milner si è accorto così che la comprensione non è più uno sforzo, qualcosa di meccanico, qualcosa di ricercato, ma vivere diventa assolutamente istintivo, quasi diciamo intuitivo. Quando si fa parte del campo ci si sente partecipe e si vive diciamo con più leggerezza, con più istintività. Diciamo che quindi la vita della Milner ha a che fare con l'integrazione, finalmente la Milner diciamo in qualche modo trova una manifestazione di sé e della sua vita attraverso l'integrazione di queste due diciamo strutture della conoscenza, appunto la razionalità e la percezione. La Jalektek diciamo, aggiunge a queste due strutture una terza, appunto la memoria, come dicevo prima, perché la memoria permette di mantenere entrambe queste strutture e permette insieme di mantenere anche l'identità dell'individuo. Le fantasie inconsce possono essere patogene, cioè manifestarsi attraverso i sintomi. In particolare, dice, sono i prototipi psichici dei sintomi esterici. Il rapporto di altre fantasie e sintomi non è semplice, è complicato sotto molti aspetti, come il rapporto che c'è tra i pensieri lucidi latenti del sogno e gli elementi del contenuto manifesto. In questo percorso complicato da sintomo a fantasia non è arduo per la psicanalisi rintracciare la pulsione sessuale di cui la fantasia è la rappresentazione, in quanto appagamento di desiderio. Esse si esprimono nei sogni per il fatto di fondarsi su desideri infantili,
e di godere di un allentamento della censura. Antonio mi crea sempre dei problemi nel senso buono della parola, perché mi pone dei quesiti a cui io devo dare una risposta. E questa volta mi ha posto il quesito perché un soggetto come Clotino, Marsilio Ficino, Gian Battista Rito, Jung e per ultimo Hillman avessero qualcosa in comune, ma perché? Cioè, eppure parlavano la stessa lingua. Allora io ho centrato un po' il punto sull'elemento fondamentale. Secondo il mio modo di vedere, il pensiero, quindi sono tutti quanti grandi pensatori, filosofi, eccetera, io l'ho portato all'elemento acqua. Quindi ho verificato se in questi temi di nascita l'elemento acqua era la componente predominante di questa situazione. D'altronde l'acqua è la cosa più importante nella nostra vita. Oggi finalmente si dà un ruolo, è anche la cosa più misteriosa, più strana. L'acqua ha dei comportamenti che non sono apparentemente nella norma naturale. L'acqua ha la capacità di trasmettere, di informare, di associare, di aggregare, questo chiaramente a livello fisico, ma l'acqua è anche quell'elemento plastico che riempie qualsiasi cavità. Io sono legato al simbianto, uno scambio che dura da molti anni, come sono legato a tutti i presenti dell'anno. Il punto è che so di avere un pessimo carattere a integrazione di questo lato. Oggi voi avete due autori in sala, quindi l'altro è un carattere migliore del mio, io non lo so, però in compenso io ho avuto una fortuna dalla vita che non starò a citare sul piano del lavoro, e la fortuna che mi è toccato è che io sono un uomo. Quindi la seconda cosa invece che potrei dirvi per salutarvi è che sono tifoso dell'arte, ma qui si apre una contesa profonda, perché per esempio io non chiamo mai Mario Carta quando c'è l'albero di Juventus. Ma sapete, nella vita si può sempre cambiare, appunto. Hai ragione, potresti cambiare. Allora, io devo confidarmi di conoscere sia non soltanto del Napoli, e non solo un temperamento stesso di base, di conoscere i titolari e le riserve. Quindi potremmo discutere di questo e farlo oggi. Invece vi voglio dire qual è il contenuto del quadro che si deve dire alcune cose. Ci sono tre parole chiave: isola, autobiografia e vita psichica. Su isola desidero subito dire due concetti. Isolano, isolato. Io posso ricordarmi, oltretutto adesso non c'è più, ma ho avuto nella mia vita mi è capitato di analizzare due artisti, Paola Pitagora e Massimo Catalano. Massimo Catalano era un corpo veramente tragico, un uomo intelligentissimo, che nello spettacolo iniziale di altro diceva sempre: meglio essere santi che amati. Io me la giro dicendo: ma secondo voi è meglio essere isolani o isolati? E perché vi dico la cosa così? Perché mi è capitato di analizzare ischitani, catrinesi, siciliani, sardi. E se è vero che tutti noi abbiamo molti travagli, ho visto anche i travagli degli isolani. Poi c'è sempre speranza, per esempio Bellato cantava: Nisi de un'isola
è vissuto, cosa, nel senso che isolato, forse qualche volta spera che l'altro non capisca subito la sua natura isolata. Perché l'isola è un grande, grande deposito di genialità, ma è anche fonte di travaglio. Allora, stare nell'isola, prendere il traghetto dalle scale e tornare nell'isola non sono operazioni di routine, anche se non ci si fanno così. Una volta, tanto tempo fa, scrissi una poesia su Procida, in cui iniziamo dicendo non lasciare in fretta il tempo e partirlo da Napoli, cioè dire anche quando si parte dall'isola bisognerebbe pensarci un attimo che cosa si lascia alle spalle, che cosa si va a raggiungere e così quando si torna. Poi noi abbiamo una storia profonda soprattutto a casa, cioè chi lascia l'isola per esempio per vivere nel continente, sapete, Sciascia Famiglia dicevano della Sicilia, chi lascia la Sicilia non va in Italia, va nel mondo. E noi qui abbiamo bisogno di avere un siciliano di nascita, che è caro. Allora, la questione è l'isola. Ognuno di noi ha almeno un'isola dentro, non soltanto un'isolare, ma ognuno di noi ha almeno un isolamento. A volte una persona si rivolge all'altro e dice ti volevi isolare, oppure non ti isolare. È che è peccato, forse si paga un prezzo a isolarsi. Però molti amori nascono nelle isole, anche molti finiscono, molti amori nascono. La seconda parola è l'autobiografia, che non è la biografia, è l'autobiografia. In qualunque forma, sotto forma di diario, di poesia, di, direbbe Frassica, SMS, noi scriviamo parti della nostra autobiografia e contribuiamo alla biografia e all'autobiografia altrui. Poi c'è il terzo concetto che è la vita psichica. Attenzione, non è la psiche soltanto, è la vita psichica, che è qualcosa di continuo. Della vita psichica bisogna dire una caratteristica fondamentale. È qualcosa che scorre senza che uno in quel momento dica sa, io ho una vita psichica. Se ci fosse Totò direbbe scusi, lei ha una vita psichica? E nessuno potrebbe dire no. Più complicato il discorso su uno entra e dice e com'è? E questo non c'è.